ai cittadini della Repubblica di Venezia che il misterioso male che ha improvvisamente colpito il nostro doge sembra incurabile e che egli peggiora rapidamente. Oggi non desidera ricevere il capo inquisitore. Ma il polso che sta per mancare mi fa supporre che sia una stregoneria. Sì, nel perfetto di veleni. Assumete voi il comando adesso, Altieri e contadini. Mi han promosso i cannoni turchi. Ancora vascelli in vista, vedetta? Il capitano della flotta turca! Sgombrate i ponti da ogni peso, tagliate le lizze dei cannoni e buttateli a mare. Sì, signore. E dite al prete di serbare una preghiera anche per i vivi. Che ne è delle altre galee? Tutte affondate. Solo una galea contro un'intera flotta turca. A tutta forza, fra quanto saremo a Venezia? Con i galeotti in queste condizioni, fra due giorni. Due giorni? I turchi ci affonderanno assai prima. Troverebbero la forza di vogare se promettessimo loro di liberarli all'arrivo. Liberare quella teppaglia? Venezia ha più bisogno di cittadini vivi che di schiavi morti. Bene, ci penserò. Non ti ho chiesto mai nulla da quando prendesti con te la mia povera mamma. È ancora vivo mio padre? Se lo è, ti prego, portalo in salvo alla sua casa. Per amore del figlio tuo. Basta con le lacrime, donna Francesca. Dovreste recarvi da Sua Eccellenza Garbia l'Inquisitore. È sempre stato amico della vostra famiglia e so che desidererebbe essere più che un amico per voi. Lui ha certo notizie dell'ammiraglio. Sì. Oh, andiamoci subito. Oh no, la morte del doge ha posto un grave fardello sulle sue spalle. Chiederò il lasciapassare per voi perché vi dia udienza domani, Risparmia della fatica, Alfredo, tanto finiremo tutti in bocca ai pesci. Non voglio morire incatenato a un re. Via quella lingua, ci farai finire tutti così. Ci guarda Polo piuttosto. Stavolta per la lingua mostrata gli serve a qualcosa. Lo hai forse sentito lamentarsi? Una volta annegati non sentirà più neanche Mario. Acqua, devo salvare la pelle. Voglio rivedere Tina. Ma sei stato proprio per Tina che sei venuto a finire qui, pezzo di scemo. Ma chi è che lo ruberebbe per Tina? Sei cambiato per chiacchierare, potete anche volare. Smetti di frustarli, capo Giurma.
Ascoltate, vocatori. È un vero miracolo se siamo ancora a galla. Per ora abbiamo truffato il diavolo e abbiamo battuto i turchi. Ma prima dell'alba l'uno o gli altri ci avranno, se non remate a tutta forza. Silenzio, inviate! E perché dovremmo ammazzarci a vogare? Siamo prigionieri, sì o no? Ne ho per 10 anni, preferisco annegare. Voga tu se ne hai voglia, Alfiere Contarini. Per noi crepare schiavi qui o altrove è lo stesso. Nessuno deve crepare e nessuno deve annegare. In nome del Doge di Venezia, l'ammiraglio vi promette la libertà se riusciremo a sfuggire ai turchi e tornare a casa. Quale casa? La prigione. E perché dovremmo credere a Bisani? Lo dice per salvare la sua pelle. Vi do la parola d'onore dell'ammiraglio e la mia. Vogate a tutta forza e sarete liberi e graziati entro un'ora dall'arrivo a Venezia. Non si frustano i liberi cittadini della Repubblica. E ora, veneziani, che cosa decidete? Siamo con voi, alfiere! Ordinate! Ordine a tutta forza verso la libertà! E che Dio ci salvi! Fogatori! Vale a Prora! Pronti! Foga! L'esercito combatte contro i milanesi, la marina insegue i turchi, ma c'è ancora buona pesca nei canali. Viaggiatori, forestieri, mercenari, dico bene, Appettino? Sai, ho sentito dire a San Marco che Gardia rimarrà capo inquisitore. Quel sudicio verme, così ci saranno più ladroni a palazzo che qui, alla corte degli angeli. Più ronde e più polizia segreta. Allora, dobbiamo raddoppiare la guardia. Va subito all'arsenale appena è finito. Ecco qua. Ehi, Tina, questi orecchini andrebbero bene con la catena che ti ha dato Mario. Allora mettiteli al naso. Mario non ha bisogno di compagnia. Ma la sua bella forse sì. Cosa vuoi dire? Niente. Solo che ho incontrato un marinaio mercantile appena arrivato. E? Ha detto che han visto galleggiare dei rottami. Non ci sono solo i nostri vascelli a battere il mare. Erano rottami di galee veneziane. Parole di marinaio. Forse il vino gli faceva muovere la lingua. Ecco qua, per voi. Contrario di meno, quando verrà eletto il nuovo doge. Ci rimane poco tempo per l'elezione. Saremo a posto, vedrai. Con 3 del Consiglio dei 10 al sicuro in prigione e l'ammiraglio di Zani in fondo al mare. L'ammiraglio è vivo, eccellenza. La sua insegna sventola sulla nave ammiraglia avvistata pochi minuti fa. La vela è a brandelli, ma gli schiavi vogano in modo mai visto.
Ma se i turchi erano in numero 10 volte superiore? Il suo rapporto sulla battaglia gli procurerà nuova popolarità e solleverà un'inchiesta sull'esigua forza inviata. Già. E se si venisse a sapere... L'ammiraglio ha una figlia, eccellente. Ecco ciò. Se capitasse qualche disgrazia al padre, mai potrebbero cadere sospetti sul... Sul futuro marito di donna Francesca. No. No. A lui spetterebbe vendicarlo. La mia spada, Marco, e il mio furore non troverebbero riposo finché l'ammiraglio non fosse vendicato. Madonna Visani chiede di vedere Vostra Eccellenza. Non possiamo farla attendere. Non ti pare? Donna Francesca, finalmente ho una novella per voi. Mio padre? Sì, la galea ammiraglia è stata avvistata. Sia ringraziata la Vergine. Accomodatevi. Ma adesso, come Dio lo ha protetto dai turchi, temo che noi dovremo difenderlo dall'ingiusta ira dei veneziani. I veneziani? Perché dovrebbero essere adirati con lui? A giudicare dalla sua nave, ha subito una sconfitta. Ma non temete. Appena ricevuto il suo rapporto, egli verrà scagionato. Troverò io il modo. Siete un caro amico. In certi momenti anche ai nomi più illustri ha bisogno l'influenza di un protettore. E anche se il potere circondando un uomo lo isoli e lo faccia sentir solo... Voi solo? Oh no, non posso crederlo. Ma lo so. La solitudine è il meno evidente dei malanni. Ma ora andate a casa ad accogliere l'ammiraglio. Ditegli di riposare. Lo riceverò domattina. Glielo dirò, mio signore. Ma non capisco perché vi sentiate solo. Di Disani è nella laguna, si sta ormeggiando a San Giorgio. No, sul serio? Vado a dirlo agli altri. Ehi, è arrivata la galea di Disani, andiamo a riceverli. Presto, andiamo, presto. Avanti ragazzi, sveglia. La galea di Disani è arrivata. Su, avanti. Thank you.
aspettato allora? Sì, e niente può portarmi qui via adesso. Imbarcazione, ammiraglio, sotto bordo. Ammiraglio, il medico ha detto che prima di ogni altra cosa vi facciate curare il braccio. Sì, andrò direttamente al mio palazzo. Fatevi dar l'ordine di liberare gli schiavi e poi venite a rapporto da me. Bravi vogatori, avete mantenuto la vostra promessa e noi manterremo la nostra. Entro un'ora sarete liberi cittadini di Venezia. Viva l'alfiere! Libertà ben meritata. È tuo marito? Oh no, non ancora. Si è buscato i ferri per questa. Molto bella. Mi è costata 2 anni nelle galee. Adesso cambierà la catena di ferro per una d'amore. Ha una bella fortuna. Siete voi la fortuna per me e per lui. E non lo scorderò mai. Grazie. Alfiere, se vi servissero amici devoti, chiedetevi fino alla corte degli angeli. Va bene. Non lo dimenticate, eh? Non lo dimenticherò. Capo inquisitore. A quale scopo? Cose importanti, torno dall'inferno. Ero sulla nave di Disani. Dirò a Sua Eccellenza che siete qui. I francesi la chiamano mitrailleuse, 12 colpi senza ricaricare, Eccellenza. Eccellenza, l'alfiere Contarini chiede di vedervi. È molto interessante. Grazie, datene commissione a Mastro Rossi. 10 per la guardia di palazzo. I turchi vi hanno dato una scottatina. Dov'è l'ammiraglio? Ferito, Eccellenza, ed ha bisogno urgente del chirurgo. Fatemi voi il suo rapporto. L'ammiraglio non mi ha dato autorità. Temo che l'autorità di Disani sia affondata con la sua flotta. Non aveva una flotta, è stato mandato con 6 galee contro l'armata turca. Riserviamo le spiegazioni per l'inchiesta che farà il Consiglio dei 10. Frattanto disporrò un servizio di guardia a protezione del suo palazzo. Le disfatte provocano malcontento fra i cittadini. Informerò l'ammiraglio. Sarebbe più saggio che rimaneste in caserma per la durata dell'inchiesta. È solo una precauzione. Buongiorno, alfiere. Eccellenza, una richiesta urgente. Per salvare la galea superstite, l'ammiraglio ha promesso di liberare i rematori. Emanerò l'ordine. Un argomento molto convincente contro i patrioti troppo insofferenti. I dadi vi obbediscono meglio dei vostri soldati. Chi altri vuol tentare la fortuna con me? Basta, ci avete spennato a dovere. Ma come? Ho forse vinto tutto il coraggio che c'è a Venezia, oltre a tutto il denaro. Non tutto, capitano. Così voi sareste il gabbiano che è consegnato in caserma. Con ancora un buon numero di penne. Ma bene, era un po' di tempo che non vedevo moneta marinara. Che gioco, capitano? Gioco? Ah già, semplicissimo. Voi gettate questi dadi. Se la somma dei numeri è pari, la vostra borsa è mia. E se è dispensa? Il capitano Wolfgang von Storm sarà al vostro servizio. Volete puntare tutto su un colpo solo? Preferisco morire subito che di morte lento. Forza, tirate i dadi. È un buon colpo. Adesso se io faccio pari... Avevate detto un colpo. Per ciascuno, si intende. Il gioco è ben noto. Contate i punti, capitano. Contarli? Ah, già, certamente. Contateli tutti. Il diavolo è dalla vostra parte. Se avete tanta generosità, quanta fortuna, mi prestereste, diciamo... pochi ducati per inumidirmi i baffi. Pago io da bere. Prosit!
benissimi, capitano. Che diavolo ci fate voi tedeschi qui sulla laguna? Siamo assoldati per fare la guardia al leone di San Marco, mentre il vostro esercito veneziano combatte nel nord. Guardia del corpo di Venezia o del capo inquisitore? Alcuni danno gran valore alle informazioni. Ben poco viene detto ad alta voce. Massimo Mormorà che abbia imprigionato 3 del Gran Consiglio, accusandoli di aver avvelenato il doge, naturalmente. Chi sono? Lombardi Tiriani e Messer Volento. Lombardi, il procuratore di San Marco? Sì. Ma se erano i più fedeli amici del doge? Sì, e i più leali anche. E al loro posto ci sono... Al loro posto ci sono 3 amici di Garbia, così ora quelli del Consiglio dei 10 li obbediscono come scimmie ammaestrate. Eccolo là, l'alfiere bugiardo! Degli affari verso mentitore! Questa è la tua promessa! Uomini. In prigione per ordine del capo inquisitore. Ma aveva promesso di liberarli. Già, e per questo si sono rivoltati. 3 sono fuggiti, lì ce ne sono altri 2, non ce l'hanno fatta. Ti ricordi, Mario? Lo hai liberato davvero ora, ma non crede più alle tue promesse adesso! Ragazzi, muovetevi! Capitano Vostur, eh? Non vi abbaglierebbe gli occhi un altro po' d'argento? Può darsi. Ma che cosa dovrebbero non vedere? Stanotte, sapete, sono stato 6 mesi in mare senza vedere una donna. È molto rischioso per me. Quanti ducati diminuirebbero il rischio? 10. È la vostra parola di tornare in caserma prima della Diana. Che ne direste di un amante che vi baciasse guardando l'orologio? Va bene. Ma non perdetevi in ciancio, eh? Non mi succede. Donna Francesca, i servi sono armati se quegli sciacalli dovessero sopraffare la guardia. Oh. Temo solo per mio padre. E l'ammiraglio teme solo per voi. Ora state qui come vi ha ordinato, mentre io mi assicuro che i catenacci tengano. Non sono un assassino. Non vi avvicinate. Padre mio, Duegna, aiuto! Mettete giù quell'arnese. Dov'è l'ammiraglio? Non lo troverete mai. Andate via, lasciatemi. Qui sono e qui resto. Volete chiamare l'ammiraglio? Devo farlo io. Non vi muovete da dove siete. Dolente, ma sono costretto. Ma che diavolo!
Come siete entrato qui, alfiere? Non sapevo quale fosse la vostra stanza e il portone principale era un po' affollato. Già, quella marmaglia pagata che abbaia alla mia porta. Francesca, questo è l'alfiere Contarini, il migliore ufficiale della mia flotta. Venite con me, alfiere. Credo che avremo notizie da scambiarci. Quel chirurgo deve avermi cavato almeno 10 pinte di sangue. Avete visto il capo inquisitore? Sì, signore. Mi ha confinato in caserma e non ha mantenuto la promessa ai galeotti. Ah, non mi sorprende, Contarini. A parte quell'accoglienza, ho trovato questo al mio ritorno. È del Doge, scritta durante la sua strana malattia. Ne indovinò la causa? La sua morte conferma i suoi sospetti. Il sospetto si chiama Garbia. Ho intenzione di leggerla davanti al Consiglio dei Dieci domani. È per questo che sono venuto qui. Garbia, in mano tutto il Consiglio contro di voi. Non basta il Consiglio. Andrò anche al Senato domattina. Garbia domina anche quello. Ne ricavereste solo discredito e questa finirebbe nel fuoco. Tenetela voi. Ne farò copia per il Senato. E non arrampicatevi più dalle finestre. Visto? Anche i miei antenati se ne intendevano di plebaglia pagata. Questo passo.